Signore e signori, buonasera. Dal gruppo teatrale Scema San Benuie di Santa Croce di Magliano, che questa sera presenterà una delle farse più esilaranti del teatro di Peppino De Filippo. Si tratta di una comicità che sottende ad una critica cosciente, anche se comunque bonaria, al costume dell'epoca in cui è ambientata la vicenda. Siamo per l'appunto tra gli anni 30 e gli anni 40, quando le apparenze di una nobiltà opulenta, anche se decaduta, venivano assumendo un'importanza sempre più qualificante agli occhi di una borghesia in ascesa, disposta perciò a barattare la propria solidità economica con un titolo nobiliare che potesse riscattarla dall'anonimato. Il tema si articola in un crescendo di situazioni divertenti che, mettendo bene in luce il carattere dei personaggi in un sagace intreccio tra apparenza e verità, ci richiama, sia pur senza alcun intento moralistico, a quel gioco delle parti che un attento lettore può ritrovare nella realtà quotidiana e che, certamente, rappresenta uno dei temi fondamentali anche di un teatro più impegnato. La successione dei vari personaggi rispetta in modo compiuto il crescendo di intensità e l'intrigo della trama. Su tutti spicca Riccardo, il cui tratto da goffo impacciato, l'imminente matrimonio di questi con Claretta, figlia di un ricco commerciante e la vena masochista dello zio barone, che pur di impossessarsi anche lì di una cospicua dote, dichiara a sua volta di voler sposare la zia di Claretta, un'orrenda zitella, sono l'occasione per una collana di situazioni qua e là impreziosita da duetti spiritosi. Il raffinato eloquio del barone e il fascino del suo antico blasone tengono fede fino in fondo al personaggio disegnato dall'autore, con una combinazione di vittimismo, simpatia, scaltrezza e candore. I tratti dei protagonisti vengono esasperati naturalmente, come è giusto che sia, per rendere ancora più spassoso questo lavoro. Un lavoro divertente che regala risate e buon umore per una serata di pura spensieratezza. Signori, a lettera da mamma. Non capite che se non ti pare fa cameriere come se devo quelli a porta, ti pigli chi lì quattro c'è un giugnello che ti è e te ne vai. Signora, ma voi che andate trovando da me? Lo volete capire o no che io non ci sono stata mai dentro una casa di signori? E che volessi dire, che noi siamo pazienti? Ma io non ti volevo dire questo. Ah. Io vi volevo solamente dire che non ho mai fatto da cameriere dentro una casa di persona importante. Ma già te l'hai detto una volta, tu mi devi ascoltare a me. E loro? Ma non mi ricordo qual è la prima parola. Ma figurati.
all'ingresso il signor Edoardo Messi, barone di Castelfusillo. Poi fai l'inchino e fai entrare. All'ingresso! All'ingresso! E l'inchino? Ma pure quando traccio da soli a fare l'inchino? E scende, Giuseppe, tutte le volte che traccio e tutte le volte che esci, capito? E vai. Vado. Vai. All'ingresso il barone Nesto dei Fusilli. E poi sì. Giuseppe. Vabbè, fate entrare. Tu uomo vuoi un'unica capito che buffa. Ma che gli fa? Fate entrare il barone. Madonna, il barone. E qua ci sta nessuno. Scusi, Giuseppe, prima tu hai detto che ci stava. E io avevo tanto pattiglio. Ah. E mo fallo tra città, vero? Va. All'ingresso. Ecco, signori, Edoardo Messi, barone di Castelfusillo. Cine Giuseppe, ma mi raccomando. Non vi preoccupate, signora, sta tutto a posto qua. Ma quando ti sposi Claretto? Qua ci vuole una cameriera come si deve, perché questa sarà una casa di aristocratici. Giuseppe. Ma mia sorella, dove? È stata in da cucina. Ma stamattina ti è proprio smossa. A chi? Ma è l'erbatura che... Ah, e fosse una novità, damo questa cucina. Chissà che ha fatto. E che ha fatto? Ma volete capire, signor, quella non è che una guaiugella. E ti ragione. E quando alla sua età si è ancora signorine, si diventa un poco nervosette. Nervosette. Io dicessi un'altra cosa, comunque metto tutte cose a posto, che io mi vado a farmi un poco di toilette. Andate. No. È andata cosa. E chi deve andare? Io! Chi deve andare? Avanti favorite! Grazie, grazie Giuseppe, grazie, grazie, grazie. Il padrone non c'è. Giusto? No! Ma come giusto? Non c'è! Ma pure i rivistamari qua, eh! I rivistamari qua! Qua? Ancora me! Ma ho fatto è curioso! Ma è pure i rivista in chiana qua! Te ne gusta questo cappellino di ieri! Quello rouge, carose e cavelletto! Madonna, ma quanti va bene! Un signor Gaetano deve un cappellino rouge, carose e cavelletto! Ah? Ah? Ah, sì. Ma non è che l'ha scagnato per la signora Carnale? Ma allora ci sta, signora Carnale. Ma non lo so, io so solo che doveva andare alla messa, però non sono fatti miei, e poi voi non cercavate il padrone? Esci in un padrone, un padrone, ma pure io, sì, perché un padrone per un mannà se mi guarniva trino del negozio, no? Mentre la signora Carnale... Ah, signora Carnale, per tu mandare lì a mettere da parte una taglia di stoffa verde che rubate ieri al negozio. Ma quante piè che te le fa vedere pure te? Voglio vedere, non mi interessa. Ma che scende, tanto faccio le volte. Fate una, sei io. Ho visto che ha messo su. Ecco qua la signora. Grazie. Grazie. Puoi andare Giuseppe, grazie. Devo andare. Sì, puoi. Prego. Puoi andare. Però, se avete bisogno. No, e poi ti chiamiamo. Arrivederci, grazie. Grazie. Mo vattene, va Giuseppe, va. Siete sicuri? Vada voto, sì. Tutto bene, Giuseppe, grazie. Notte. Ma Natavo. Sei Natavo, tembe. Ernesto, ma tu che vuoi da me? Tu sai che mi posso fare queste cose? Io
Chi voglio essere? A Marginello tu casalo, vuoi essere tu? Ecco quello che vuoi. Non fa così. Purtroppo ci siamo incontrati sul mo. E me che fa? E non è mio marito. Marito? Io uccidi io sto muore, marito. Uccidi, ecco. Non fa così. Quando fosse bello se ci vuole la scima sola. Sì, mentre tuo marito ti possiede, no? Mo va a piangerne. Va, basta. Partirò. Andrò da mia madre. Dove? A Forlì. E Forlì, ci vengo pure io a Forlì. Lascio tutte cose e vengo pure io con te. Sì, andarne. Mo siamo in casa d'altri. Ci vedremo più tardi, E tu, una casa di no. È una casa dell'ave te manca. Ma se posso sapere dove c'è mamma di noi, Emilio? Erne? Emilio? Tu vuoi ci vediamo nella chiesa? Nella chiesa? Sì, Erne, nella chiesa. E tu dove ti metti nella chiesa? Vicino all'avatar di Santa Filomena. Ci guardiamo un po', ok? Me ne vengono da Tinder! Ma sempre tu, sempre salamo. E io mi ne voglio, sempre salamo. Però vedi che io mi metto sotto quadro da flagellazione. Ma da mi muovarne, va! È pronta la signorina? L'ho chiamata prima di scendere e mi ha detto che era quasi vestita. Oh, buongiorno signora Carnale. Oh, buongiorno. Speriamo che faccia presto, che se sei arriva tardi e noioso, con tutta quella gente che ti guarda e che si imbastidisce se deve farti posto. Sì. Signori, ma voi in quale chiesa siamo? A chiesa di Rosario, quella è guarretta. Sì, ma io ci ho vedete Giuseppe, ogni domenica non vestite da essere. Beh, là non capisce niente. Non capisce proprio niente. No. Là cominciano in orario. Hanno le messe a orario fisso. Sì, è vero. Sì. E poi basta che da cacco su sacrestano esce di poste. Però, signori, ma non è che ci stanno a messa pure i più poverieri? Sì, alle due. Ma noi non siamo poveri, grazie a Dio. E poi oggi siamo accompagnati da una baronessa. A proposito, Giuseppe, ma è vero quello che si dice? Che cosa dice, signor? Che Clarita si è fidanzata! Sì, si tratta di un giovanotto di nome Riccardo. Ha studiato in un collegio a Napoli ed è anche nobile. Nobile, sì. È scaduto! Decaduto, vuoi dire? Ah, questo porto titolo. E lei i milioni del padre. E questo è il suo primo matrimonio. Perché chi altro si sposa? Non credi si tratti della signorina Teresa? Ma chi è questo auto principe azzurro, Giuseppe? È nobile purissimo! Ma voi ve lo ricordate a Don Edoardo, quello che è stato tanti anni qua a amministrare le terre della sorella vedova? Sì. Oh, muore, ma che tesoro non pensiero in capo! Il milione da zitellona, casfuso tu titolo, sia ne avuto, se vanno sistemati, tutte e due! Ce ne sono parecchi di questi nobili che con la scusa del titolo trovano una comoda sistemazione. È vero, sì. Ce la faccio proprio più, ce la faccio più. Tutto io in questa casa, Buongiorno signorina Teresa. Buongiorno. Signorina Teresa, buongiorno. Buongiorno. Signorina Teresa, ma che avete? E cavalli, cavalli, qua una continuazione. Mia sorella e se la prende con me. Mio cognato oggi vuole i fusilli. E chi glieli deve fare i fusilli? Glieli devo fare io, non voglio fare più niente. Loro stanno tutti i giorni nel negozio e io devo vedere gli affari della casa. Non ce la faccio. Ma se mi viene fatta una affare, da tutti quanti me ne vado. Poi oggi non mi sono sentita nemmeno troppo bene. Che ne so io. Mi vengono come... che caldaria. Che vuole essere? È la primavera che fa questi scherzi? Signorina Teresa. Ti è un call, signorina Teresa. Un call? Ma quale call è qua? Qua ieri si consuma la processione. Non cammina!
signorina. Eccomi pronta. Finalmente. Zitka, questa vez vuoi mi ha fatto impazzire. Zia, mamma Itka è un po' grallo. Iaidella, oggi non ci va perché oggi mi sento nervosa. Che gli essi Giuseppina fa, non voglio fare niente. Sì, ma come sei scorbutica oggi. Sì, scorbutica. Tu così rispondi a tua zia. Tu invece di andare scrofeggiando, vai aiuta mamma che ti pare fa qualcosa. A me, e a me le cavolo voglia. Teresa! Teresa! Hai preparato le cipolle per il sugo? E se non li ho preparati, ma cosa ammazza fare Nino Sanciufaella l'ha fatto? Vado, vado. Tutto io in questa casa, io me ne devo andare da questa casa. Me ne vado, me ne vado, me ne vado, me ne vado. Poi ma ne immaginiamo, ma? Sì, sì, andate. Come si è combinata oggi. Come si è combinata oggi, andate, andate. Ma tu la salute in questo. Nonna. È questa. Quante ci vorrebbe un marito. E così te si calmassero un poco questi bollori. Ma cosa che ti dico, povero quello guaglio che ti prende, perché io penso che proprio non è qua. Ma io mo me ne voglio. Buongiorno, arrivederci. Arrivederci. Che cazzo che e poi allora mia, ammesso che tengo, significa che gioventù, bellezza, cose con tutto, poi solo su no. No. E oltre a essere isterica, c'è pure gelosa e invidiosa da tutto quanto. Stato buono. Che esempio di ragazze educate per bene. Tu con questi gli abbi guai, vedi come lo dico. Questo ti fa passi guai a te, che ne è cosa? Sarà mio, sa che ti dichi a te. Che ti ha nervato con i compagni proprio a chiudere. E che te ci vuole sulla pazienza del giobbe, ma non si può chiudere questa cosa. Ma poverane, guarduccio mio, ma se tu potresti vedere solo come trattano la tua bella Teresina. So bella, buona. Sì. Sta chiamando un barone! Mamma mia, e viene adesso! E mo? E doveva venire dopo colazione! E che la fa voi, la fa passare! Ecco, come ci sta re da porta, ma... madonna mia! Vai! Ma benedetto uomo! Ma... so bella? Benedetto uomo! Avanti! Barone! Buonasera! Ecco! E così! Prego! Vai! Va, barone! Prego! Ma volete trovare? Vai! Barone! Teresa, mia cara, ancora qui su barone! Madonna, ti prego, desisti! Tra poco devo andare a parente e tu mi chiami ancora barone! E poi lo sai che io ho un debole per te. Teresina, ma mi continuerai ancora a chiamare barone, mia cara, diletta e graziosa Teresa? Non mi pare proprio di esagerare troppo. Esagera. Sono venuto adesso, Tere, perché ho visto uscire tuo cognato. A Gaetano, e mi sono detto, ui, mo a pupattella mista da solo, e posso sapere se muovo pure esso. Teresina, ma che ha fatto Teresina? Stai un po' nervosa, che succede? È che non mi sono troppo sentita bene stamattina. E come? Mi gira la testa. Ti gira la testa. Sono svenuta. Sei svenuta? Sono svenuta due volte. Oh, e come? È la prima volta. Sono svenuta mentre mettevo a posto la salsiccia. Ah, salsiccia? Sì. È la seconda volta. Mentre mi guardava allo specchio. Amore santo, ma... sei svenuto mentre ti guardava allo specchio. Sì. E ci credo. Come? No, dico, ma vuole essere un poco di esaurimento nervoso. Caro mio, mia sorella non mi sopporta. E come? E mio cognato poi va al mondo. Ma c'è come Cenerentola? E poi ci sta Claretta. Pure Claretta.
Però io penso che sposando vostro nipote potrebbe rimettere la testa. E speriamo, Teresina, speriamo a casa fa sto matrimonio. Noi siamo tanto contenti. Lo so, vedo che mi l'hai detto pure il cavaliere di Rosa, ma quello è il Riccardino che mi preoccupa. Perché? Se lo sposato su cui gli passa delle cose per la mente che a me non mi piacciono per niente, Teresina. Forse che ti era posta una lettera che la mamma gli ha scritto 10 anni fa, prima di morire. Che ci sta scritto su questa lettera? Cose alle quali non bisognerebbe dare l'interpretazione che vi dà lui. Perché questa è l'interpretazione, è una cosa e uno poi pensa. Devi sapere, mia cara Teresina. Non qua! Non mi dovete toccare! Va bene! Poi quando saremo sposati, tutto potete pretendere da me. Chiedo scusa, ma non che sensibilità, non ti tocco. Aspetterò, mia cara, dunque. Ti stavo dicendo, quella Riccardina è stata in collegio, penso un po' che è in modo suo. Che dobbiamo fare? Però io sono sicuro di fargli cambiare idea, fammi lavorare. Teresina, ma sai che questa è proprio una bella casa? Ma guarda, comoda, spaziosa, allegra, davvero bella, Teresina. È una casa antica, vabbè, però noi cerchiamo di tenerla sempre a posto, ordinata. Nulla di aristocratico, però, ma è bella, bella. Devo dire, adatta alle esigenze della vostra famiglia, Teresina. Sì, bella, sì, veramente. Sì, cara. Ma vedete che bella la frutta. Ma guardate. Ma quella mio cognato, gli piace tenere un po' la frutta un po' qua e un po' con la sa quando gli viene voglia. Vedi che bella prego! Edoa? Oui. La vuoi una? No. Te la pulisco io? Ora Teresina, non per l'amore di Dio. Però sa che faccio? Me la porto una a casa, la metto sul comodino e domani mattina, Teresina, come mi sveglio? Ce l'hai no, mi sembrerà di mordere le tue labbra. Accomodatevi. Tu sei come Ciccio, tu mi fa tramutarmi. Accomodate. Teresi, queste, chi sti pregogo? Sono veramente belle, ma guardate un po'. Mi ricordano quelle della mia tenuta a tornicchio. Ah, perché adesso non la tenete più. Che cosa? La tenuta. Ah, no. Evidentemente l'avevamo tenuta troppo. È stato quel cornacopi di mio fratello Vittorio. Sì, si è giocato tutto si è giocato. Il suo e pure il mio. Ma... ora altro non mi resta che lo stemma ilibato dei baroni mesti. È rimasta la parte migliore, Edoardo. Il denaro e l'arma dei mercanti. La nobiltà e la ricchezza. Degli uomini poveri. Non mi parli bene, sì. Ma vedi, certe volte è meglio essere commerciante, Teresina. Comunque, lasciamo stare. Io vado, prendo Riccardo e lo porto qui a farvelo conoscere. Va bene? Ecco. Teresina, ma tu forse non ancora ti rendi conto di una cosa? Che qua se tutto va bene, se tutto procede come speriamo tutti, tu sarai baronessa, capito? Quello bello sta andando. Sta andando. Qua voglio assaggiare, ma che ci viene? Sta andando. Che succede? Uè. Che mi fa un tanto? Che? Mi farò l'anello con lo stemma. Faccio uno stemma, Teresina, con 5 palline e la corona. Oh, ma no! Che succede? E questo è mio cognato! Gaetano. Ma se ci trova da soli? Che stiamo facendo qualcosa di male? Ma io sono ancora fanciulla. Nonna fanciulla? Ma io non li faccio niente a fanciulle. Per l'amore di Dio. E mi scusate come sono vestita. In modo adorabile siete vestita, signora. Dai, ero di là in cucina a preparare il pranzo. Sugo di ragù. Sì, è sugo di ragù. Si sente un adoro come avete aperto la porta di cipolla, uè. Ma avrà fastidio. No. Perché la cucina è subito arretta a questa stanza. Ah, qua sarà. Però se dà fastidio serro la porta. No, sono... non l'ha serrata. Vedete, io
paragono l'odore di un buon pranzo, signora, a quello di un campo fiorito. In entrambi c'è conforto, ristoro e salute, signora. E come siete poetico! Poetico! Riccardo, stavo dicendo appunto a Teresina che vado a prenderlo adesso. Io sono venuto prima perché devo dirvi una... Non vi posso dire niente, ecco. Però qui... vi farò una bella sorpresa, vi dirò tutto più tardi, va bene? Oui. Allora io vado a prendere Riccardo e torno qua. Signora, buon appetito allora, ci vediamo presto, arrivederci. Barone! Oh, scusate. Barone! Mi apri la precoca da Teresina. Teresina. Madonna, che precoca. Arrivederci, vediamo. È proprio tu un signore. Quanto è bello, che bel signore. Ma parlate di non fatto, tu sai che cosa? No, non so niente, sempre a me mi domandano di cose qua. Tutto da me, non lo sapevo. Caro cavaliere, noi siamo d'accordo. Su tutto? Certo. Ho voluto assicurarmene prima di prendere una decisione definitiva, eh? È tutto a posto. Aspettiamo il barone per concludere. A momenti sarà qua. Ma noi non possiamo assistere alla cerimonia perché abbiamo un altro appuntamento importante. Abbiate concluso un altro matrimonio? Sì, sì, la figlia di Durante, un commerciante di vino, trattato il matrimonio di una delle sue figlie, la più piccola, con il barone Zappalà. Zappalà? Zappalà? Zappalà, Zappalà. Ma voi se mangiano? Come è andato? Non sta ancora messo. Ma tra poco devo un barone con un po'. Non proprio muore, non potevo in altro momento. È impossibile, il barone deve partire oggi alle 3 per affari sempre inerente alla sistemazione suo nipote. Avessimo fatto una brutta figura a ricevere due nobili mentre mangiavamo. Per carità, mi raccomando, etichetta, soprattutto etichetta. Ma che dici? Ma dove sto buono qui? Quanto è bello! Che pozza! Quello va a camminare tutti che cavo sono rapazzato. Ma che dici? Vuoi che è venuto in qua se avevo studiato proprio bene? Vedi che quella settimana passata è venuto in negozio. Io l'avevo scagnato per un pezzetto. E se ne vanno pure gente lì. E io se ce l'avessi pure tu. Ma non, Caeta, ma che dici? No, no, io se ho insistito, se l'avessi pagnato il colpo. Caeta, ma eri aristocratici, se avessi ne posse, cuci. Ma tu puoi non dici sempre che non è l'abito che fumo, che mo? E mo? Mo voglio mangiare! Caeta, te ne faccio insinata a mezz'oretta. Lui, ma a te ti fa piacere che si sposa figlia di un barone? Come no? Perché a te ti fa piacere? Ma pure a me! Ma se fosse pure ricco, fosse giù con Dio! E invece è sul barone! E fosse stato meglio un bel commerciante come noi! Gli è nobile, gli è ricco. Figlio mi sarà baronessa, tutto quello che vuoi, ma... mette la niente. I gente passano chissà quando per venutito. Noi l'abbiamo avuto solo grazie al Cavalier De Rosa. Grazie al Cavalier De Rosa? Vedi che il Cavalier De Rosa va trovando i soldi da noi, ha capito? E secondo i nostri accordi. E poi comprenderete che non perdo il mio tempo per niente. Questo sicuro. Caeta, vuoi capire che Claretti può diventare baronessa? E noi, da semplici borghesi, passiamo nel rango dei aristocratici. Aristocratici? Ma regnanti! Ma l'ha capito uno che Claretta, sposandosi Riccardo, diventa imperatrice! E io imperatrice madre? Maestra! Maestà! Maestà! Ma quale maestà? Quale un trono? Aiuto! Non facciamo ricirl! Non facciamo confusione, eh? Signori, ci vogliamo accomodare? Ormai! Prego. Attilio, spiega ai signori la discendenza in ordine cronologico. Subito! Sentiamo, che vi credete? Un momento, vai Attilio. Ecco, un attimo. Senti, Ascalandrino il Barbuto, capostipite dei Foga Foga Sfogacciaro, re di Corinto e signore del Bosforo. Te ne c'è un Fosforo. Ah, volevo io. Trucidato nell'anno 1567 e in quelle acque gittato con grossa pietra al collo.
succedette suo figlio Rolando I di Castel Pinnacchia. Castel? Pinnacchia. Ma che cosa? Tur di Regge. Morto? Durante l'assedio di Candia gli succedette la madre Agnese la Claudicante. Agnese ne mi parla di come no? Agnese ha già fatto sì. Dalla quale nacquero Giovanni, Pipino, Pipino? E Barbariccia, principi di Famagosta e Nicosia. Arriviamo poi all'invasione di Corinto da parte di Ottomano I nel 1796, che uccise, che disgraziato, ucciso in combattimento Pipino il Piccolo. Poverino, proprio lui. Ma perché un caro uscire questo? Signore dell'Egeo, salì sul trono dei Focacciaro, esiliando Giovanni III e Barbariccia IV di Castelfusillo. Le guerre del nostro risorgimento trovano il capitano di Ventura, Foga di Focacciaro, detto Nasone il Mestre. Poi c'è Nasone il Mestre. Zitta. Prego. Che agli ordini di Garibaldi collaborò all'unificazione del nostro Stato. Morì. Morì se morì. E signor Gaetano, si tratta di una famiglia di guerrieri. Ma è proprio una famiglia sfortunata. Vada, state zitto. Prego, continui. Grazie. Morì in stato di meditazione 40 anni fa a Castel Porcaro del Pacchio. E fin qui le nostre informazioni. Ah, si fermano al Pacchio. Al Pacchio. Capisce la pure fermata. Non ho capito niente. Ma perché tu non vuoi capire? E sono informazioni esatte. Come del resto vi ho già fatto vedere, insomma, ove mai una conflagrazione fra i due continenti, quella asiatica e quella europea, dovesse avvenire, chissà che i Focacciari non riescono a ritornare, signori del Bosporo! Che potesse essere? Che tempo che corre! Cavalli, ma voi vi devo domandare una prego, cosa. Prego. Ma ostemmo che chi si defronte te non coppa a porto, te una crona o un bennacchi? No, sono fioroni, non bennacchi. Quattro fioroni alternati da quattro palline disposte a tre in quattro gruppi piramidali. E questa è la corona di Marchese. E mentre la nostra di Barone come fosse? Attilio, mostra alla signora la corona di Barone. Ecco, vedete? Corona normale di Barone. Cerco accollato, vedete? Palline con sei giri in banda. Oppure, vedete, sei grosse perle sul margine del cerchio. Oppure senza il tortiglio, ma con 12 palline sul margine del cerchio. Gaetano. Oui, oui. E come ce la facciamo fare la corona col tortiglio senza? Con le palline o con le perline? Come facciamo? Adesso c'ho tutte le gocce. Ma lui, io volevo essere mangiato. Ah, Gaetano, però che te si può parlare chiunque. Senta lui. Ricordati che ognuna da Romanese è da casa dove è nata. E come no? Ma ognuno se la può congiare come vuole la caccia sua. Va. Cavaliere. Come al solito, rimanete a pranzo con noi. No, e dobbiamo correre dai Durante. Ah, e allora mangiate là. Una volta qui, una volta lì. È meglio lì che mi spara lì. Comunque, salutatemi tanto il signor Barone, Noi non... Niente, non vi preoccupate che a voi non ci avreste mai... Un mal partito per vostra figlia, ecco. Arrivederci. Capone mi fa brutte bolle, ma offrica cose sti cristiani, fa piacere. Ehi, fa piacere. Vedi che noi abbiamo la cristalliera piena di liquore. E voglio vedere. Ecco, io dite che ne fa brutte bolle. Ma devo cungiare un bucarelli, devo cungiare, vedi, questa è una casa importante, ci vuole da dire, questa è una casa. Ma ci voglio dire, ma quello fa sempre con piacere. Sono venuti. Buongiorno papà. Buongiorno. Signor Gaetano, buongiorno. Buongiorno. Signor Gaetano, per il frutto a me si riportate qua, è una casa. Io vi ringrazio tanto, per fastidio che voi vi abitate tutti da me, signora. Ma non vi preoccupate, anche da un vicino, ci conosciamo da tanto tempo che per me è proprio un fastidio. Allora, grazie assai, grazie. Signorina, lei come sta? Bene, grazie.
Sia, che hai? Un palo! Signor Gaetano, come va, come va? Signorina? Buongiorno barone. Signorina Iosefio. Lieta di rivedervi. Anch'io, signora Luisa, anch'io. E le signorine? La signorina Dorina. Feltrinelli, sono amica di Cravetta e abito nel palazzo accanto. Oui. Lei invece, lei è la signora Carnale, Emilia Carnale. Molto piacere, barone Edoardo di Castelfusillo. Sono amica di Claretta. Oh, molto piacere. Barone, ma... siete venuti da solo? No, ho portato Riccardo, ve l'avevo detto. Baroncino. È di là. E venisse subito. Vado a prenderlo. Allora, sì. Permettete, vado. Permettete. Andiamo a vedere. Ecco mio nipote, signori. Riccardo Mesti, foga de foga sfogacciaro. Principe di Corinto, signore del Bosforo, barone di Castelfusillo, ultimo di una dinastia fiera delle sue nobili tradizioni, sì, a 20 anni e già da un anno ha superato col massimo dei voti gli esami di Stato. 1,73 di altezza, 84 di torace, respiro largo e profondo, largo, sano di mente e puro di corpo. La messa in lastre. Signore, tu, Riccardo, saluta i signori. Sì, zio. Quanta stile, quanta distinzione, che bellezza! Riccardo, zio, Madonna. Un saluto particolare alla tua fidanzata. Zio, ci sono tante belle figliole che davvero non so immaginare quale possa essere la mia diletta fidanzata. Ma dovrebbe essere lei. Sì, se no io... Ben fortunato, signorina. Bravo. Avete visto? Dica. Ci vogliamo accomodare? Volentieri. Sì, prego, barone. Grazie. Qua. Sì, viene. Prego. Grazie. Barone. Accomodati, Riccardo. Ecco. Perdonatemi, barone. Un aperitivo? Ma molto volentieri, un aperitivo. Giuseppe, portami fuori. Barone, qua abbiamo roba modesta, ma è tutta di qualità. Ma è quello che io cerco, vedete? Noi non tocchiamo cibo se non di qualità. È perché siamo sempre sotto il controllo medico. Sì. Ma quello per la sanità della nostra dinastia. Artemio. Lui non beve. Grazie, da. Però dai, in ultimo, non lo preoccupare. Grazie. Ci voleva pure per... Dai. Ecco come fa. Scusa, padrone. Vai. Un attimo. Prego. Grazie.
Dicevate, allora, Riccardo, zio, cosa ne pensi della tua fidanzata? Ti piace, zio? È bella, 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 è bella, bella. È bella, bella. Ma deve essere, tutte le donne sono belle. Bravo, mi compiacciono. Al baroncino piacciono tutte le donne. E si capisce, la donna è la più bella idealità della vita e si deve trattare con rispetto e venerazione. Sì, avete sentito come parla? Mio caro e diletto nipote, tu hai ragione, ma vedi, quando un giovanotto si sposa, zio, il primo dovere è, come dire, è quello di rendere felice e soddisfatta la propria consorte, zio, sotto tutti i punti di vista, non solo su quello ideale. Mi auguro che sia così, zio. Ma chi poteva contare le mie gioie e le mie pene? Avere la diletta compagna della mia vita non mi fa vedere. E discutevamo di tante cose, parlevamo di letteratura, di musica, di pittura e di tutto un po', sì, zio. Sì, e sì. Poi conosco anche tante graziose barzellette. Come veramente conoscete? Ma quello in collegio si sa, tra compagni. Io poi te la conto molto bene, perché sono molto spiritoso. Sì, 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 sì. In famiglia siamo tutti spiritosi. In collegio tutti lo dicevano. Come spiritosi e mesti, come ci diverte e mesti. Ne conosco una, mi viene da ridere a solo pensarci, la racconto. No, ma se ti sembra questo il momento di raccontare le barzellette da collegiali, zio? Ma bene, che male c'è? La racconti? Calma, figliole, calma, la racconterò. Calma, figliole, a voglia se la racconterà. Però ricordati, zio, che noi alle tre abbiamo la corriera, quello non ci aspetta. Sì, 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 mi raccomando. Una beve. Una cosa veloce. Che volete? A solo pensarci mi fa ridere. Dunque, c'era un cane che dormiva sotto un albero, a un tratto un vaspolo lo sveglia e gli dice: cane, mi viene la vita e pensava a un vaspolo che parla con un cane, è spiritoso, sì, no? Sai, è spiritoso. Dunque, il vaspolo lo sveglia e gli dice: senti cane, vogliamo fare una scommessa? Che scommessa? Dice il cane: vuoi scommettere che se facciamo una corsa io e te fino a quell'albero vincevo io? Va là, dice il cane, lasciami di riposare. Io ti dico che tu perdevai la scommessa, io vincevo, tu perdevai io. È importante questo battito. No, importantissimo. E fu così che il cane si lasciò convincere. Si misero tutte e due sulla stessa linea di partenza. Uno, due, tre, via! Il cane correva avanti e il bosco lo seguiva. E corri. Il povero cane era arrivato all'altro capo della strada che mi trovò il bosco calmo e tranquillo che gli disse: fermati cane. Sono arrivato prima di te. Perbacco, e com'è possibile che un animaletto così piccolo sia arrivato prima di me? Rifacciamola, rispose il cane, e si misero di nuovo sulla stessa linea di partenza come prima. Uno, due, tre, via! Il cane correva avanti e il bosco lo seguiva, e combi. Il povero cane era arrivato di nuovo all'alto capo della strada che vi trovò il bosco calmo e tranquillo che gli disse: fermati cane, sono arrivato prima di te. Maledizione, disse il cane, rifacciamo una cosa, disse il vostro, rifacciamo la visita. Zio, madonna mia, quanta volte mi fa sta corsa? Tu certe volte ti fai prendere da cosa e questi corsi si ripetono all'infinito. E mi ha fatta una volta corsa, e mi ha fatta la seconda corsa, facciamo la terza e basta. Sì, zio. E quando fai cose, sai, dobbiamo parlare di altre cose. Sì, zio. Facciamo l'ultima corsa, disse il cane, però questa volta ti voglio legare alla mia coda. E no, tu non puoi, invece, men che non si dica, il cane prese il bosco e se lo lego alla coda. E si mise di nuovo sulla stessa linea di partenza come prima. E uno, due, tre, via! Il cane correva avanti e il bosco lo seguiva. E combi. Il povero cane era arrivato mezzo morto dalla stanchezza e senza più fiato in gola che vi trovò il bosco calmo e tranquillo che gli disse: fermati cane. Oh, maledetta. Sono arrivato prima di te. E quest'altro vospo legato alla coda chi è? E infatti avevo un vospo che gli stava davanti e uno che gli stava legato alla coda. Sì. Oh, è finita! Siamo pure finiti sta corsa, no? Finalmente! Non avete capito! Non hanno capito! Spiego, erano due vospi che si erano raccontati in precedenza, una a un capo della strada e una a un altro, per fare una bulla al cane. Graziosa! Divertente! Ma tanto divertente! E quello, il cane, non poteva accorgersi del trucco. Perché?
come mai? Ma come mai quelli... c'è la morale, no? La morale è perché tutti i rospi... I rospi sono uguali, dai, i rospi, parliamo. Oh, ma ne conosco anche altre! Quella dell'asino del leone, quella della cavalletta e della cicala, volete che mi racconti? No, quella? Fermati! Basta, madonna, zizi, e che c'è? Ma che siamo dare conti parte lì? Quello vedi, il signor Gaetano apprezza il tuo odore, talento, ammira i tuoi sentimenti. Ma lo sapete una cosa, zizi? Vuole sapere un'altra cosa. Scusate. Come trovi la tua promessa sposa? Deliziosa, zio. Oh. E deliziose saranno le nostre giornate. Ogni domenica, confessione, comunione e atti di fede a volontà. E poi, durante la settimana, preghiera e sport ogni mattina. Poi colazione a radio fisso, poi un po' di letture, qualche gioco di società e poi lo vado in pranzo. Ecco, il pranzo è importante, ricordati di zio. E poi un po' di riposo, discussioni sui fatti del giorno e poi alla sera. Alla sera, dopo aver recitato le ovazioni e gli elementi base del catechismo, aspetteremo in grazia di Dio il giorno seguente. Che programma divertente! Veramente interessante. Che sentimenti! Che sentite bene di tu! Sì, però, ma non vi sembra un po' troppo pericoloso spiritualizzare così la vita coniugale? Voi lo dovete capire, signor Gaetano, qui è così comune, è immacolato. Ma come uccide di Sant'Antonio? Riccardo, zio, noi vogliamo sapere da te, ma fa Luca. Scusate. Vieni qua, direte. Sei Claretta, zio. Ti piace pure... Sei Claretta, di vino, zaccio come mi fa capire a te. Se e ti... se mi piace pure fisicamente. Scusate, signora. No, prego. Ha sentuta, signora Carnale? Va bene. Uscenda, signora. Ma si capisce che mi piace, zio. Avete sentito? Ti piace pure fisicamente. Ma tutte le donne sono belle, si sa. Tutte le donne sono belle. Anche la mia povera mamma, va bene? E mo ci mette giù. No, ma quella... Quando parla di sua madre si commuove sempre, chi ha? Tre giorni prima di morire, mi scrissi una lettera, ma tanto commovente. E va buona la mamma, ma il babbo purtroppo la faceva soffrire. Una lettera che porto sempre con me. Ecco. Sì, madre mia, fava tutto quello che mi hai scritto. Baroncino... È tutto così commovente, ma potessimo sapere cosa vi ha scritto la cara mamma? Sì. Leggeteci la lettera! Davvero volete ascoltarla? Non vi annoio. No, affatto. Siamo desiderosi di ascoltarla. Ah, volete ascoltare pure la lettera? Pure la lettera. Sì. E mo va a leggere, mo va a leggere. Monte Sacchio, 2 novembre, è mezzanotte, e piove. Che vuoi? Giuseppina, che vuoi? Gli ce l'hai ditta quella che quella tu stavi con la cuoca! Che voi stavate imbacciata, chi regnanti! Ma quella vuoi fare sempre di faccia suoia e ha voluto che ci muoia così! Ma voi sapete se sto qua da noi, volete stare già un po'? Giuseppina, ti pare questo momento di trascinfa? Assaggiamoli, ah, scusate, ma va portato i fusilli per assaggiare. Se permettete li assaggio io. Assaggiate. Grazie. Va subito. Scusate. Come mangia? Mangia. Vuoi? Sono proprio buoni! Sono buoni! Canta ragazzi! Veramente sono un poco crudi, E certo, anzi mani, qui sono... Dillo che la cuoca che c'è una cucina di mano. Vuoi rimetti nel piatto, ci metti un poco di sughetto, un poco di parmigiano, ce l'avete un poco di parmigiano? Sì. E poi un poco di salsiccia, cucciute sbriciolate,
e ti faccio vedere che piatta li portano qua, eh. Madonna, ma questi... Giuseppe, portano una bella piatta questa te ne fa. Sì, lo stavo leggendo. Oh, scusa, Riccardo, continua, zio, continua. Mi ha trovato figlio. Quando leggevai questa lettera, io non ci stavo più. Stavo lassù, a vegliare su di te. Leggimi bene, Riccardo. Questa lettera è il mio testamento. Allora la vostra povera mamma vi ha lasciato qualche cosa. Ah, signor Gaetano, allora parliamoci chiaro. Noi non abbiamo niente, nemmeno manco molti pecciani. Ecco, come lo devo dire? Ci è rimasta solo lo stemma della nostra famiglia e la probabilità di rioccupare Corinto e il Bosforo. Dopo la conflagrazione. Verrà la conflagrazione. E trennavate con me, signori turchi. Volenti o nolenti dovranno affrontare le mie legioni. Addirittura. E poi faccio vedere. Dunque siamo d'accordo che noi andremo a mandare un centesimo. Allora andiamo avanti, zio, andiamo avanti. Il mio testamento spirituale. Sono tu, spirituale testamento. Tuo padre è stato molto cattivo e riconoscente verso di me. Ecco. Perciò tu devi essere diverso dagli altri uomini. Voglio intendere che tu tratti le donne che incontrerai sul cammino della tua vita in modo speciale. La donna sacra è una cosa sacra. Al di sopra di tutte le miserie umane, al di sopra di tutti i bassi istinti. Voglio che tu tratti le donne come un eterno ideale. Voglio infine che tu le ponga in uno scrigno morbido e profumato, adovandole col pensiero. Ti benedico, Agnese. Sì, madre mia, proprio tutto quello che mi hai scritto. Le tue parole sono rimaste scolpite nei miei pensieri. Magnifico, che bel tuo messaggio! Mettila che come il cuore! Papà, sono commossa anch'io. Credo che non avrei potuto trovare uno sposo migliore di stare al pari con i miei sentimenti. Ma sì, sì. Però io credo che il baroncino abbia preso troppo alla lettera le parole della sua cara mamma. Ella non voleva dire quello che voi avete capito. Mamma, parlo io a per di conto. Ehi, Riccardo, ma che modi sono questi? Ma vicino al signor Gaetano, ma come ti permetti? Tu non sei sempre di fatto nell'acqua. Gaetano, ma che ce non porta in lui? È un bravo giovane, è una buona salute. Gli è simpatico. È bene sempre che così ti fosse piaciuto un marito per Clarita. Sì. Quindi, che la donna bisogna tenerla chiusa in uno scrigno morbido e profumato e adorarlo col pensiero. Che belle parole, che bello. E beh, voi lo capite io. Ma signor Gaetano, ascoltatemi, fatelo abituare un po' e poi vedrete. Ma speriamo, però, ma io ci credo poco. Allora, signor Gaetano, se siete così incredulo ed indeciso, vi pregherei di darmi subito una risposta definitiva. Per ora non è possibile. Va bene, allora lo porto da un'altra famiglia. Certo, è una famiglia di commercianti come voi e un appuntamento oggi pomeriggio alle 3. Allora decidete che cosa volete fare, decidete. Ma io non so, mi pare che... Ma vi pare che cosa? Ma che cosa? Ma vi rendete conto che da un momento all'altro potreste essere chiamato voi? Voi, certo, a ricoprire alte cariche dello Stato. Ma che siete pazzi? Ma quello è un probabile regnante. Noi abbiamo... i Dardanelli nelle nostre mani. Sulle chi? Abbiamo in pugno una politica di congiunzione tra Oriente e Occidente, Asia ed Europa. Ho capito noi. Io volessi sapere però come siete. Signora, sto chiedendo se Riccardino vi è piaciuto e quando potremo far sposare chi? Vediamo che ci vuole. Giustissimo. Ma noi non possiamo aspettare la vostra decisione a tempo indeterminato. A Corriere parte alle 3. Caeta, state zitto e fammo parte. Signor Barone. Dite, signora. Noi siamo tutti lieti e felici di fare al più prestissimo questo siamo felicissimi! Madonna, siamo felicissimi. Siamo felicissimi. Grazie dell'ospitalità e arrivederci. Noi andiamo, Valentino. No, perché è tardi. Un attimo, chiedo scusa. Signor Gaetano, ho da farvi una comunicazione importantissima ed ho piacere che vi siano anche la signorina e la signora Carnale, perché così la cosa assumerà carattere ufficiale, signore. Dite pure, barone. Signor Gaetano, Edoardo Bassi dei Baroni Mestri di Castelfusillo, dopo che gli avete accordato la mano di vostro nipote, mio nipote Riccardo per vostra figlia Clara, ha l'onore di chiedervi per sé la mano di vostra cognata, la signorina Teresa.
Ma chi è svenuta? È stata una mozione! La mozione? No, non mi preoccupate, questa buccella che fa così, ma non è una cosa niente. Sì, 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 solo un po' da qua sulla fronte, come al solito. E lei sa. Ma chi è? Ma quelle sta andiamolate, sta... Barone, non ti preoccupate, non ti preoccupate. I boss. Poi il boss è cattore. Ma che... L'ho passato. Ma che maladite. È passato, passato. Scusate. Adesso mi sento bene. Mi sento bene. Si sente bene. Ti ha fatto un po'. Ci sente bene? No, no, non è passato. Non è passato. Chi è? Ma non è che coraggio fare un giro dove? Ma dove? Dica! Ma che fai? Guarda dove sta, guarda. Ma che fai qua? Ma vieni qua che... Ho paura, chi? Ho paura, è successo lì. Che coraggio che fai? Stai qui. Scusate, scusate, ho fatto un poco così, sa? Ma che non è la prima volta che mi hanno chiesto sposa. Sarà una lunga. Calma. Allora che vogliamo fare, signor Gaetano? Ma io, che te la dici, lui? Ma tu che dici? Ecco, c'entri, c'è tu che ha dato un consenso. Fino a mo' ha fatto questo, poi sono segnato. Tere, ma tu che dici? Me lo domandi pure? Tu dite, signor Gaetano. Ma voi ci tenete veramente tanto a sposare la mia cognata? Una donna come Teresina? Ma che state pazzi? È il mio sogno. Ma sono tutti notte. Sempre avanti, sempre. A notte, specialmente qua, vi. Ho poco di stomaco. Signor Gaetano, però una cosa. Se facciamo, combiniamo i matrimoni, li dobbiamo celebrare insieme, così sparagniamo tempo e denaro. No, 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 no. Come no, no, no? Insieme no. Perché... qualche... Scusate, scusate. Ma c'è qualche condizione? Allora mettiamo tutto in chiaro subito e così sistemiamo le cose, avanti. Barò, ma voi mi assicurate che facete cagnare con il vostro nipote? A ricca. Perché? E mi parlo un po' troppo sempre ciotto. E non vorrei che mia figlia ci soffra. Quella voglio a lei che le spengerà. Ma non vi preoccupate che vi ho portato un giovane fatto il giovane qua, un alluccio, perfetto in tutto. Tutto. Anzi, se sta facendo quante richieste mi arrivano dalla media. Tutti lo vogliono, tutti. E allora facciamo così. Come va? Dopo il battesimo del mio primo nipotino, allora voi potete sposare mia cognata Teresa. Ma questo mi sembra una condizione troppo severa. Questo è. Ma voi state esagerando. Ma soprattutto per la signorina Teresa, quella già è anziana. Anziana, è matura. Ma è matura. Ma quella è fragile, è spavusciata, che è matura. Signor Gaetano, per essere chiaro, Teresina vostra è vecchia, è anziana e franana è ancora più vecchia. Chiarezza per chiarezza, però mia cognata Teresa porta in dote 100 milioni, 100 milioni, tra contante immobili. E chiarezza per chiarezza, signor Gaetano, se Teresina vostra andrebbe 100 milioni, insieme qua, ma non lo so, vedete voi. Comunque, questa è. Se ti conviene, ti conviene. Se va no, bene, va bene. Maria. O ci riflettiamo, ma scusate. C'ha un palazzo per il corso, vero? Certo. Un altro anche a Via delle Croci. Precisamente. Sei bassi. Tre. Per va chi puntate sempre? Sei tu. Siete sbagliati, Barò. Tu. Voi. Voi sì. Sei tre. Forse. Gli appartamenti ne sono. 12. Precisamente, questo me lo ricordavo. 8 botteghe. 4, Barò. Ma che come puntate sempre voi? Barò. Voi ci fate da dubbi, mi si sa da quanto tempo che non mai. Ma come? Puntate sempre voi? Ma no, il caso qua. Vabbè, amo, a prescindere, no. Ci accontenteremo. Ma certo. Voglio dire, a me mi sembra un poco... Andava a pensare alla salute della signorina Teresa. Ma perché? Ma come? Perché quella visto come fa? Pareva che avesse un po' di asma. C'ha un po' di fiato grosso, ma... Io sono nato nato, quelli... Ma quello è perché... E ancora signorina, forse sfumoso. Ah. Quelle appena voglio sposare, facciate cagnare aria. Ma
ha portato con una bella montagna là. Bravo, hai dato un'idea favolosa, ha portato con una montagna ma è l'ananas. Beh, va bene, allora facciamo una cosa, siamo d'accordo, va bene. Allora, signor Gaetano, tutto a posto, Riccardo, siamo d'accordo su tutto, saluti i signori e andiamo, zio. Sì, zio. Ora comincia a chitarra a tella. Natalo, educato, anni qua, vieni qua, ha sentito quando mi posso sposare signorina Teresa. Allora dopo una mossa, che vogliamo fare? Non ti capisco, zio. Quando mai capisci? Ma vedi quanta bella voglio stare qua, va. Guarda quella claretta tua, che bella voglio si è fatta, ma come, ma non senti niente, non sono astuto, anche come, niente. Non ti capisco, zio. Ma come non mi capisci? Zio, fa sempre io ammiro molto la bellezza femminile, scusate signore. Oh, Riccardo vuole parlare. Stavo dicendo, io ammiro molto la bellezza femminile, e il primo coefficiente a vendere più suave il culto dell'idealità, di quell'idealità che deve accompagnare ogni sentimento che vi guardi la donna. Fidatevi, io e la mia cara mogliettina saremo certamente felici, sì. E noi ne siamo sicuri, tutti quanti, vero? Ma c'è tu che ancora capisci, zio, e mo te lo ripeto, solo allora potrò sposare la zietta, capite che vuoi? Solo allora, capisci, potrò raggiungere quel sogno d'amore. Ma questo mi ritremo tutta qua! Ma quello te la scarica, Baro! Sa scarica! Baro, quello se ti scarica di boss! Sa scarica! Sa scarica! Ma che mai la dico? Sa scarica! Sì. Posso scaricare? Sa scarica! Ascolta. Allora, capisci, Minamo, sì. Solo allora potrò sposare la zietta, ti stavo dicendo, sì. Quando dal tuo matrimonio con Clara nascerà un bel bebè. Un bebè? Un bebè. Un papà che nasce, un bebè, Anna. Ma sì, zio, noi avremo tanti bebè. Tanti bebè avremo, io ho portato una luccia, quanti bebè avremo? Tanti bebè, tanti bambini, avremo il nostro ticello e il nostro giardino, e ogni giorno lo coltiveremo e lo annaffieremo, e avremo tanti bebè, sì. Ma mamma, che ci rende un morto? C'è un ma zio, i maschietti si trovano le cavolfiori, e le femminucce ne posai. Ma non avete, non lo sapevo. Ma si trovano nei figli. Ma siccome i maschietti si trovano anche nei cavolfiori e le femminucce. Oh, le femminucce ne cos'hai? Ma no. E ci vediamo tra poco con il secondo atto da Lettera da Mamma. Grazie. Thank you.
Questo proprio non me l'aspettavo, caro cavaliere. Grazie tanto. Signor Gaetano, voi mi mortificate, eh? Io ho creduto di agire nel vostro interesse. Nel vostro interesse? Nel vostro interesse, no, parliamoci chiaro. Nel vostro, e parliamoci chiaro. Cavaliere, avreste fatto meglio ad informarvi non solo sulla nobile discendenza del giovane Riccardo, ma anche sul suo modo di pensare. Ah, e in quanto a questo vorreste dire che vi ho portato un delinquente? Un delinquente? Ma lui che non si torna a notte che la moglie, ma mi è peggio che un delinquente. Oh, bravo, sta passando i guai. Sono tre volte che chiamo mia, capito? Sono tre volte! E nell'uccata, se non fosse svegli, povera voglia da fare. No, non dorme quella, non dorme! Ma te ragione, una voglia come essa, se sposa? Come stava sta? Scusate, ma che colpa ne ho io? Mi chiedeste se avevo qualche pezzo importante per vostra figlia? E quando portate quella faccia da casa di un baroncino? E quello sfodalato non si ha che ha solo il milione di mia cognata. Disturbo? Ho visto che la toglie a cutoio. Non me lo diamo a rispondere i corni. Avanti, prego, favorite. Ci sono novità? Ma che ti dà? Ma tutto come ieri, come l'altro ieri. Come quell'altro ieri, come sempre. Ma io mi volessi sapere, voi che siete venuti a fare, siete venuti a scroccare la mangiare. Oggi tu dico subito, oggi non ci esce niente. Ma guardate che io ne scrocco proprio niente, signor Gaetano. Oh, voi mi invitate e io educatamente accetto. Ma io voglio sapere che cosa c'entro io, che volete da me. Sì, io penso che è meglio la mia ora. E se me mi arriva a scappare facendo, sono capace di fare cacca a fossare io. E non solo che te. Vorreste alludere a me? Sono lui 13. Insomma, signor Gaetano, io vi dissi ben chiaro come stavano le cose, è vero? Vi dissi, questi sono due spiantati, questi non hanno un centesimo, ma sono di ottima famiglia e incensurati. E poi il barone Riccardo l'avete visto? Vi è piaciuto? L'avete sposato a vostra figlia? Ora, cosa volete da me? Prendete vostra nipote per il povero della giacca e a tu per tu una buona volta fategli capire qual è il suo dovere, se no questa famiglia di sciagurata lo trova una calce. A famiglia mia? E c'è pure morto in meditazione. Preoccupazioni politiche, ma no, ma che dici? Preoccupazioni politiche. Quell'altro si è fugato che una preta inganna. Assassinio politico. Ma avete un driver acceso proprio. Quell'altro è ciotto. Agnese è stata ferita in combattimento. Ma ho capito, ma proprio a me mi va capita una famiglia sciagurata come quella. Diventeremo padroni del posto dei Dardanelli, andremo in Turchia, andremo in bacio. Mo state offendendo, signor Gaetano, e questo non mi sembra bello tra galantuomini. Io penso che a me il cavaliere, eh? E pur tu cavaliere, avanzi qualcosa? No, no, i soldi per l'hanno pagliato, e buone tagliere. Io non lo voglio vedere più! Vado, vado, però questo non è il modo di trattare la gente. E c'è? Anzi, sapete che vi dico? Che ho fatto male a usare un trattamento di riguardo. Oh. Ma mi servirà la lezione! Ma serve a me la lezione! No, no, a me! Andate via, parete, dai! In quanto a voi, signor barone, siete contento, eh? Ve lo disse anch'io che vostro nipote mi sembrava un po'... Ma voi no? È timido! Vedrete! Ecco quello che ho visto! In quanto a voi, caro barone... Come ti senti stamattina? Buonare, ma non già facevo più sto nel dolietto. Vabbè, ma non mi ha trovato anche con cipigni? No, mamma, molto, certo che non mi rendo stomaco. Mi ha ramagnato assai ieri sera. Mi ha ramagnato proprio niente. No, non mi ha messo il compensato su un pochino di buongiorno, signor Gaetano. Buongiorno. Buongiorno, Claretta. Buongiorno, barone. Buongiorno, signora, buongiorno. Barone, ieri eravate in villa? No, perché? Mi pare di avervi visto là. No, 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 sarà stato un abbaglio, signora. Ah, no. Ecco. Clare, uè, ma adesso chiamo baronessa o no? Almeno qui. Allora, come ti senti? Buonare. Ma come buonare? Ma sente come mi sento? Ma sei nervosa? Non poco. Mi piace come aiuto, ti sento per tutto. E così? E marito come sta? Buona, buona, io sto buona. Ma allora c'è contento? Oh, non può sapere quanto. Sto contento per voi, signor Gaeta. Grazie. Signor Gaeta, io penso che il matrimonio di Claretti è stato il più bello che mai visto. Tutte che lì giuro, quei regali. Claretti con l'abito da sposa pare una principessa. È un sposo. Serio, elegante. Oh, per suo fatto è qui non porta niente, ne manca, sempre preciso. Claretti, è subito, pare che faceva il posto e fare ricetta. No, quindi è proprio così.
sta? Niente, non mi sento tanto buono. Ma allora è per questo che tenete tutto questo qui? Ma cara signor Gaetano, ma questa è una cosa che uno ci va a aspettare. Io mi aspettavo, signora Emilia, come se mi aspettavo? Ma come sono contento! Ma tanti auguri, grazie. E qua è una fanata bella festa. Non credo, signora, non credo. Ma perché, scusa? Ecco la festa. Sono giovani, si vogliono bene. Trovate strano se presto il signor Gaetano diventerà nonno? No, no, signora, non lo trovo strano, ma in certi casi mi sembra impossibile. Questo sono 20 anni che ci sono sposato, ancora non vedo niente. Ma non vi preoccupate. Vedete che ora mi ha avuto primo figlio dopo 2 anni di sposato. Oh, sì. Due anni. E Chiari? Chiari, ma ricordate? C'è. Chiari. 7 anni. Sette anni. Sì, mi aspetto 7 anni. Ha chiamato vostro marito. Questi mariti sono qui per tornare a me vecchietta. Vabbè, arrivederci. Arrivederci, signora, arrivederci. Ed è qua. Mo. Ti dite tanta volte che ti avessi come si deve e ha sempre tutto la quanto trash. Però, signora... E ancora! Ma quella signora e signore, vuoi capire o no che non c'è più una famiglia borghese? Adesso siamo aristocratici e tu devi dire la signora baronessa. E ma vattene, che ti voglio vedere, vattene! No. E me ne vai! Non vi preoccupate, me ne vado. Non si capisce più niente da quando sono diventati nobili. Anzi, lo sapete che vi dico? Chi nobile non me ci voglio sparti manchi chiacchiera. E perciò trovatevi le date perché è il giovedì! Ma quanto è bello! Bella educazione! E questa è! E la vagoccia giù ci mette a questa porta! Mamma mia! Papà, mettete a posto la voce ve la mettete! Caetà, tu e questa la caccia perché non la voglio vedere più! Non la voglio vedere più! E questa è la caccia! Questa è l'unica che ragiona in questa casa, capito o no? Questa caccia è te! Poi ma quando sono sfortunato! Molto mienzi! Mamma, quello non mi va bene, allora dici perché mi sei sposata per i soldi? No, Clarita, non dovete dire così! La nostra stirpe rifugge da tali bassezze! Ma è logico che lo pensi, caro mio! Durante tutto il tempo del viaggio di nozze non mi hai detto una bella parola, una frase d'amore, niente! Ma lo sapete che non mi parla nemmeno col tu. Mi chiamo baronessa. Parla di sentimenti puri, di purissimi ideali, di questo, di quello e dell'essenziale, ma che pensarci. Ma mi sono stufata, E se mi faccio una lerga, io me ne vado prima che cazzo. Clarita, ma una signora non deve dire queste cose, come? Clarita, ricordati, tu c'è sempre stata una voglia con la testa sulle spalle, certe cose non la dici e non la manca per. Papà, io di che faccio? Non facetici questo, per l'amore di Dio, E io te l'ho detto pure, vedi che una volta mi parlo un modo troppo semplice, vedi che quella capita una cosa per un'altra, vedi che quella fa male al figlio, ma è così. Ma non dite fesserie, quella che l'ha detta sta bene, solo che è un po' nervosa perché scambia la correttezza per disinteresse alla sua persona, queste. Non sono una sciocca, comprendo molto bene certi atteggiamenti che se a voi sembrano normali, io li giudico incomprensibili. È insensibile, è freddo. Sembra fatto di gesso, non di carne ossa come noi. Madonna, ma quando mia madre fa danzata che faceva l'uto amare, l'uto rumuto che faceva? Ma chi si immaginava che io avevo cuci pure dopo un matrimonio? Ma dove sta? Dove sta? Lasciava parlare, dove sta? Facendo uscire. Dove sta? E andava a camera sua. Era copia la lettera da mamma. Ha detto che una se la mette in un quarto, poi le nove della d'angurno c'è, ma questa era bella che c'era un ben di cuore. E Riccardino? Ah, Riccardino è pure te. Ah, pure me? Sì, perché c'è stato tu a portarle qua. E cosa credi? Se hai patronato il cucino solo perché io sei nobile e io sono una povera figlia commerciante. E no, caro signor Riccardo dei baroni mesti. Chi l'ha portata ad caro barone? E chi l'ha rostuta è quello? Beh, non esagerata, comunque, ma no. Ma se teneva solo quella divisa da capo a barone. Ma capisci perché ti sprezza il figlio? Perché si credono un obbligis. Ai mamma, io volevo bene. Ma io mi sembra la stessa cosa. Buongiorno baronessa, come siete capa baronessa? Come siete bella? Mi mettevi in un tabernacolo. Ma che è scemo questo? E
E poi ci voglio stare, Nannicchia. E lo sei tu? E lo sei tu che specie di sciamolino che mi hai portato in questa casa? E ma state accorti, io non sono un aristocratico come voi. Io sono un onesto lavoratore. E siccome non si mette nel posto, chi piglia una mazza e comincia a ammazzare dopo con gli accordi. Sì, papà, è cominciata la quiz. Dammi. Ti adere. Sta succedendo il loop dentro, si sente. Ti adere, ma non ti compro coi. Dove potevo mettere un balcone? No, non devi una goccia, facete. Ma che sta succedendo? Ma che sta succedendo in questa casa? Teresicco, fatta imbacciata, Teresicco. Ma come lo sa? Teresicco, ma sa che salta tutto, Teresicco. Come salta? Pure un matrimonio nostro, Teresicco. Ma come salta tutto? Eravamo tanto contenti, con mio cognato era contento. Lo so, ma che cocci, che cocci. Come che cocci? Chi? Noi eravamo contenti. E ho capito che eravate contenti, ma chi la fai? Chi la fai? Tu te la cocci come un su. Guarda. Aspetta un attimo. Che è successo, Nicco? Madonna, ma che casa maledetta! Ma chi mi ci ha fatto? Io vado a durare. Noi dobbiamo stare con gli occhi aperti? Sì, perché? Sì. Che è successo? Io ho un'impressione. Oh. Questi si vogliono prendere tutta la mia eredità. Teresì, per l'amore di Dio! Teresì, ti fa pregare, occhi aperti, mi raccomando, Teresì! E qua sono fatta ammacciata per tutto! Edoardo, io ti prendo così, anche senza camicia! Ma state zitta, Teresì, ma guarda! Scusate, è permesso? Prego! Buongiorno, scusate! È il ragazzo che lavora da noi! Ha molto piacere, il barone Edoardo Mesti! Siete che sta il cusino, lo so, tanto piacere! Che bella educazione qui stava, da tutte qua! Scusate, signore, io mo mi trovo qua perché... Perché il principale non è sceso in negozio, sapete come mai? Il principale non è sceso in negozio perché oggi non scende e non vi conviene parlarci perché sta nervoso. È un poco nervoso. Non c'è. Io volevo dire che tu vado a rompere una cosa, perché stai anche qua. No, non per altro! Ho capito, ma è andato via nervosissimo. Ma è nervoso. Ma ci sta almeno! Non mi mette qua, cuspetto qua. No, non c'è, è andato via. Non c'è. Questi avi tu, uno poi si trova e passa. Tanto contento, ci può fare, io trovo, ci parla. Ho capito, non c'è, è andato via, come sono le valigie qui? Ma tutto è qua, sta. Ma purtroppo, se non ci sta. E non ci sta, non c'è. E io poi avevo tanto contento. Oh, Madonna, Luca, non c'è, è andato via, non c'è, ma no. Se non c'è. Ma nel castello. Non c'è, giusto. Giusto, ce ne facciamo. Ma che mamma? Arrivederci. Ma chi è? Ma questo è quel ragazzo che lavora da noi. Ma è curioso pure questo, non c'è. E che ti volevo dire? Che ma lo sai che questo Ernesto va presso la signora Carnevale! Ma signora è lì! Ah, devi vedere! Va presso, lo sapete che una volta lei gli ha detto di no! Ma quello non si voleva uccidere! Ho capito, signora Carnevale! No! Non è lei, è lui! Ma questo si andrà qua da venire, ad avvenire, non è cose chiuse. Zio, buongiorno zia. Ah, buongiorno. Ruota Alice. Buongiorno. Come va la salute, nipote mio? Benissimo, zio, grazie a te. Vedi che dovrei parlare. Sì, sì. Scusate, io mi dovete parlare, vado un attimo a vedere. Speriamo. Ci vediamo. Prego zia. Sì. Vado. Sì, prego zia, sì. Io voglio vedere quando finisce la passimossa tu. È una donna che mi invita rispetto, zio. Io conosco il mio dovere. No, zio, tu non conosci il numero due.
Se no invece la paghi si mossa e chi si dà l'anello paghi show. E tua moglie non sei più contenta. Ma la baronessa è felicissima. La bene e la rispetto come nel desiderio di mia madre. Nonna, ma tua madre che ti ha perdito che non sta? Zio, la mamma è in paradiso. E già, e che si sta stamando? Ma vuole si sta pure? Non ti capisco, zio. Siete qua. Sì, sì. Ma ti parla, siete un po' che là. Non capisci che se tu continui a far così e qua ci rovina tutto quanto e soprattutto questa è una famiglia borghese, zio, ma è gente volgare. Sì, zio, non è gente molto fine, ma è bava, però bava. È bava? Chi sta da vattene, bava, fatta accorta. Bava. Dunque, tu sostieni che la donna... Si deve tenere in uno schigno mobile e profumato e la dovanda col pensiero, zio. Ma quale pensiero? Quale pensiero? Un pensiero, sì, poi mettiamo non ce l'ho oggi, non di lampade votive, non un mazzetto, ma che zia zia, tu mi devi ascoltare. Sì, sì. Ma capisci che le donne sono fatte di carne e ossa come me e come te. E come noi hanno necessità morali, ma anche fisiche, da soddisfare. Sì, sì. Noi, zio, la donna possiamo tenerla nel nostro cuore e idealmente custodirla con affetto. Oh, però, poi ogni momento che... Non ti capisco, zio. Non mi capisci. No, zio. Non mi capisci, zio. Si tratta di modi di dire, modi capisci? Di certo, non sono cose. Quando uno dice una cosa, lo dice per dire, ma non sono cose ufficiali. Dunque, mo ti faccio un esempio. Sì, sì. E cerca di ascoltarmi e capirmi una volta per tutte. Sì, sì. E andiamo a far Luca. No, sì. Dunque, io ho un appuntamento. Con chi, zio? Ma che chi che nessuno? Ti sto dicendo, ho un appuntamento per illustrarti un modo di dire. Ascoltami precisamente. Io ho un appuntamento e devo incontrare una persona importante che mi deve proporre un ottimo affare. Ah, che bello, zio, finalmente ti sistemi. Ma zio. Ma guarda, ma chi si sistema? Ma l'arma sta stamassa. Ascoltami, ti sto illustrando un modo di dire. Ora, questa persona importante non arriva. E io sono in ansia. E come si dice quando uno è in ansia? Sono sui carboni ardenti, sono sulle spine. Ma secondo te si può stare sulle spine? Eh sì, zio, non hai letto nei libri che i maghi vignani sono sulle punte dei chiodi. I maghi vignani? Sì, zio. Ma che ci vendono i maghi vignani? Ma quelli sono esaltati, ma lasci bene. Appunto, ma si può stare sulle spine? Con la forza di volontà si può. È un modo di dire sbagliato, zio. Va bene. Allora facciamo stare i faghini. Sì, sì. Supponiamo che tu voglia fumare. No, zio, io non fumo. Ma un silenzio che non fumo, perciò ho detto supponiamo che tu voglia fumare. Sì, sì. E dei sigarette. Allora che fa? Chiamo un cameriere, Giovanni, Giuseppe, Francesco. Vanno a comprare le sigarette. Subito risponde Giovanni. E Giuseppe? Ma chi è Giuseppe? E zio, tu hai detto Giovanni, Francesco e Giuseppe. Giovanni risponde subito. Giuseppe che cosa risponde, zio? Ma chi risponde, Giuseppe? Ma chi è Giuseppe? Mi dite tre nomi, tanto mi dice un cameriere e uno, se può chiamare Giuseppe, Giovanni, Francesco. Ma allora questo mi fa aspettare. Del resto, vabbè, allora tu come lo vuoi chiamare un cameriere? La non ce l'ho il cameriere. Ma non sai che non dire perciò, se no tu non unisci, come li si chiama loro questo fanno perciò? Come li si chiama un cameriere? La mamma Lucco. Mamma Lucco, zio, mamma Lucco era il servo fedele di Napoleone I e va con lui ovunque egli fosse, esempio magnifico di dedizione e fedeltà, zio. Ma buono, vabbè, chiamiamo mamma Lucco. Sì, sì. Allora, tu chiami mamma Lucco e dice mamma Lucco, vammi a comprare le sigarette. Sì, sì. Subito risponde mamma Lucco, metto le gambe in spalla e tra un minuto torno. Ma secondo te si possono mettere le gambe in spalla? E no che non si può, zio. Oh, Benedetto, di qui se un modo... Perché l'hai detto allora? Ma per illustrarti un modo di dire, per te fare esempi, come per dire che uno percorre velocemente è come se si mettesse le gambe in spalla. Ma come? Ah, sì, ma non è vero, zio, non si possono mettere le gambe in spalla. Zio... Ma mamma Lucco non portava le gambe in spalla. Mamma Lucco non portava le gambe in spalla. No, zio, non portava le gambe in spalla. Mamma Lucco poteva portare le gambe in spalla. Madonna, vai. Questo è irrecuperabile. Allora, ascolta. Sì, sì. Quando uno in strada è sorpreso dalla pioggia e non ha con sé l'ombrello, ombrello, è di cordia.
si bagna tutta, beh. Si capisce. C'è un modo di dire che lascia immaginare una persona che è sorpresa da un temporale torna a casa tutto bagnato. Come si dice? Che ne sai? I pagliato sto sorto di pulpo! Hai visto? Si dice, o meglio, ho preso l'aspetto di un polipo. Hai visto tu quando cacci il polipo dall'acqua, quello gronda tutto? Morino, ma dove deve essere? Insomma, ricca, se io torno a casa e ti dico ho preso questo polipo, tu che capisci? Che sei stato a pesca con il tempo male, zio. A pesca con il tempo male? Sì, zio. Ma no, ma è uno per dirti che c'è tutto bagnato, ma quello che ma il polipo si è bagnato. Ma guarda, ma che c'è dentro un culo? Non ho capito, zio. Ecco mia famiglia. Allora, ricca, l'ultimo esempio e poi basta. Cicina, ma vede più. Ma proprio in giacale, proprio non già faccio più. Cicina. Questo è facile, semplice. Cicina. Allora, quando si dice facciamo quattro passi, si dice facciamo quattro passi per intendere una breve passeggiata. E allora si dice facciamo una breve passeggiata, zio. E così si dice, sì, beh, zio. Una breve passeggiata. Una breve passeggiata, zio. E vabbè, ricca, io ci rinuncio, zio, basta. Io pensavo che tu avevo capito che cosa, non ci cucchiava, ti piacevano quasi, ma tu c'è proprio un ciuccione. Ma zio! Ma tu c'è una marra, ma proprio chi, tanto mai un ma come ha fatto? Ma 100 milioni, capisci che io rinuncio a 100 milioni? 100 milioni, ma chi mi dà a me 100 milioni? Quello può essere un sgorbi, una racchia, brutto, ma 100 milioni sono 100 milioni. E che te ne frega a te? E come sta qui l'indepind? E tu ci pazzini. Pensa che tu quando ti vai a dormire bene, che la trippa piena, dopo che ti preghiere, dopo che hai raggiunto chissà quanta mila volte quella benedetta lettera da mamma. Bella la panza piena, dorme bella a sette cuscini. Io sai che faccio una casa mia, eh? Sta in graviglia e non mi può suonare, lo capisco, se mi fa pure Luca, mi fa pure sentire che io non dormo per la fame. La voglia è punti pecore, smetto come un babbeio. Ma aiutami un po', ma non ti rendi conto che tuo zio sta in crisi, sta in sofferenza, ma tu rendi un poco conto? Ma come? Zio, vi ricordi cosa teneva scritto mio nonno sulla pavete del gran salone a casa sua? Belle, scritto, nonno. Belle idee e begli interessi, questo mondo è una navigazione di lungo corso. Mm. Tutto vi si trova. Oceano, vascello, pilota, abissi, funche il potto. Un potto? Cosa che ci... Tu l'hai trovato, potto tu? Ma voglio dormire! Ma zio, io ti giuro che voi e me aiutate con tutta la forza del mio affetto, ma io... Ma non tanto va come zanno, non la metti male! Io so solo che devo rispettare mia madre anche a costo di qualche sacrificio! Oh, ma perché qualche volta fa qualche sacrificio? Fammi sentire come vedere che c'è sta qualche speranza di... Dimmi, zio, tanto sento nessuno, dimmi! Io qualche volta vorrei agire diversamente, sento qualche cosa che vorrebbe... Li bevassi, zio, uscire! E cazzo, poi mi rendo conto che se la mamma ha detto quello che ha detto, bisogna ubbidirle. Le donne sono fatte per rispettarle e me ne vale, zio. Ma cada pozza, ne uccide questa povera mamma. Madonna, finalmente ma... si può vedere lo sport. Signor Mazza, comodi. Eppure, barone, scommetterei la testa che voi ieri eravate all'entrata della villa, io sono sicura. No, signora... Avrei risposto se fossi stato io, signora, no, mi sbagliavo. E ora che ci penso, la settimana scorsa ti ho incontrato davanti alla banca. Sì, io ero con mio marito, sì. In banca? Sì, in banca. In banca? Sì. Ah, in banca? Sì, io ogni tanto vado a fare i versamenti. Ma come state, Barangino? Benissimo, grazie. Chi uccido, Barangino? Claretta come sta? Poco fa mi è sembrata un po' nervosa. E non ho ancora visto la babonessa. E come? Dormite in camere separate? Sì. Signora, vedete così, ha voluto Riccardo. Nella nobiltà, sapete, non si usa dormire nella medesima stanza. Capisco. Signora, devo parlarvi. Di che cosa? Ernesto, signor Ernesto, ma a momenti sarà qui, ma io so tutto, ma mi dichiaro vostro amico. Ma è lui, si dorme sì, lo so, però ricevetelo, è furioso, è furioso.
Qua. Tanto io vi proteggo. Mi metto là e non faccio una cosa. Sì, state tranquilla, io vi proteggo io. Non vi preoccupate di nulla. Qua, non vi preoccupate. Certo. Giudichi. Su faccia. C'è la faccia. E tu stai ancora qua. Signor Gaetano, vi prego di darmi un'altra giornata, un giorno solo, perché penso di aver trovato il sistema. Forse mi trovo a dormire. Un giorno solo. Giornata solo, va a sabato sì, uno, un giorno solo e poi mi cacciamo, va bene? Va bene. Signor Gaetano, ci sta il signor Ernesto che vi vuole parlare. Ah, giusto. Fallo entrare. Non me ne dai da parlare a far voi. Ma signor Gaetano non deve parlare. Devo parlare con la signora. Sì, ma questo è il sistema per sistemare. Fatemi fare. Datemi un giorno, fatemi fare. Avanti. Grazie. Finalmente sono venuto anche io prima di trovare. Stai parlando con figli. Ma sta parlando con la signora, non lo disturbare. Giovanotto, accomodatevi. La signora Emilia era in ansia per voi. Accomodatevi. Riccardo, zio. Sì, zio. Vieni. E tua moglie ti deve dire una... Oi, ascolta. Quando ti faccio un segno, io faccio un segno. Tu lascia tutto e vieni in questa stanza, capito? Non ho capito, zio. Io mi preoccupavo se mi capite. Scusa, zio. Ho detto, zio, quando ti faccio un segno, tu lascia tutto e vieni in questa stanza, capito? Va bene, zio. No. Zio, ma quale segnale, zio? Madonna, non segno, è un fischio. Ecco, quando senti un fischio forte, quello è il segnale. Lascia tutto e vieni in questa stanza. Zio, ma il fischio è vulcano. Ma è muovete, forse. Zio, entri in questa stanza. Andiamo. Va bene, zio. Permetti, zio. Permesso, signori. Permesso. Vattene, andate pure voi, signor Gaetano. Da casa mia. Madonna, non voglio ammannare, che mi esagliaccio. Capite che questo è lo stesso sistema. Fate. Ma che hai fatto la casa a Ma non è una casa, devono solo parlare. Ascolta, ma questa casa è vostra. Certo. Da quanti anni l'avete comprata? Sono 10 anni. Oh, madonna, e che ne sapete prima che si faceva con questa casa? Allora, chiedo scusa. Allora, qua potete fare il vostro corpo. Ah, va bene, grazie. Nessuno vi disturberà. Poi, nessuno. Sì, va bene, grazie, arrivederci. Aspetta, donna. Veglierò io. Metterò là, se viene qualcuno, piccerò tre volte sulla porta e vi do il segnale. Va bene, mi raccomando, grazie. Chiedo scusa. No, ma vedi, c'è anche dell'ottimo liquore qua. Fanno bevere un po' di quella signorina. Va bene. Accomodate. Allora mi raccomando. Io sono lì e vi guardo. Mi raccomando. Potete fare quello che volete. Tanti auguri! Ma attenti che sono qua non si combina niente! Grazie! Mi raccomando, arrivederci! Ernesto! Ma usa non ci posso credere che c'è rimasto da solo! Ernesto! Ma hai finito tanta volta che quello qui può fare, che non si può fare! Ma tu pensi che sono come tu sono anche... no, mio caro, ho una dignità io, un nome da difendere! Ma loro tu muovo ammazzire! Ma perché mi sei così cucciuta? Tu capisci che facendo così per fare solo sentire male, Ma come? Ma io ti voglio tanto bene. Ti voglio abbracciare. Madonna. Ti voglio baciare. E tu invece adesso con te. Emilia. Oh, Ernesto. Emilia, bacia. Ernesto, ma che è questo fischio? Non è niente. Ma come? Emilia. Ti ricordi che mi hai giurato che saresti stata mia? Sì, è questo il momento. Oh, Madonna. Bacia. Ernesto, ma fatemi un poco, ma chi è? Aspetta, ma chi è? Senti, sarà cattuto in mezza strada. Vieni. Oh, Madonna mia. Non mi scusi. Mi hai rovinato. Io ho resistito a questo grande amore! E come? Ho resistito a questo grande amore! Per favore, Luca, questo grande... Per non distruggere la mia famiglia e non sarete voi a rovinarla! Come non è crollata la mia onestà, così non crollerà la pace della mia famiglia! E zitte, se non domani non sperare la caccia, capito?
Vuoi tu? Vieni qua. Sì, sì, vieni qua. Tu hai visto tutto, ma si capisce che non hai visto niente. Oh, bebato, ho visto che vi baciavate, sì. Tu non hai visto niente, lì non c'era nessuno. Bebato, c'è mamma di voi e la signora Emilia qui. Uè, statta zitto, se non mando mando sporca, cocciato. Anche voi? Sì, anche io. E perché hai fischiato? Io? Ma io non so fischiare. E sì, certo, ho fischiato io. Emilia, dove sta? Emilia. Zio? Quel signore pazzo che urlava ha detto che io ho fatto il fischio, ma io non so fischiare, e poi ha giurato di mandarmi all'ospedale con la testa vuota, ma è matto zio! No, non ci badare Riccardo, non ci badare. Zio, ma hai visto cosa faceva con la signora Emilia? No, la baciava zio, e con che, a dove la baciava? Si vogliono bene, si amano, e poi ragazzi vanno pure sposare. Ma com'è possibile? Zio, lei è già sposata. Già, pare che vogliono un matrimonio, questi, e del resto, se si vogliono bene, si amano, è giusto che si sposino. Lui si è convidato con me, ha detto che è in cerca del focolare, ha bisogno dell'angelo. Dell'angelo? Certo, l'angelo, voleva alludere alla donna. Ci fatti che cos'è la donna? È l'angelo della famiglia. Sì. E la famiglia che cos'è? Che cos'è la famiglia? La famiglia, Riccardo, è il concetto di Dio. Sì, zio. Sì, zio. Ma le ha creata sta famiglia? Se non Dio, questo concetto che l'ha creata e fa? Dimmi una cosa, hai fatto arrabbiare tua moglie? No, zio, non l'ho fatto, no. E qui si muoia. L'hai visto un poco nervosa. Se vi è sembrata nervosa, sarà perché non si sente bene, mi ha detto. È una buona e tenera donna la bavonessa, ma a volte diventa aspra e anche cattiva. Si direbbe che abbia un carattere completamente diverso dal mio. La donna senza l'uomo e l'uomo senza la donna sono nell'ordine morale degli esseri imperfetti. Più contrastano i loro caratteri, più sono armoniche le loro unioni. Sì, qui siete. Ha capito? Sì, sì. E se clarita, dilli qualcosa, parla stanno poco contente, ma non ha capito quanto è bello. Ci provo, zio. Ci provo. Regalami con questo. Sì, sì. Dilli che da fare. Ci provo, zio. Bavonessa, buongiorno. Buongiorno. Lo zio è andato via, siamo rimasti soli. Non vi dispiace? No, no, anzi. Ma perché sei così assente? Così lontano da quel desiderio che significa l'unione della nostra esistenza con quella della persona amata. È un desiderio universale, è il matrimonio. Il matrimonio è un grande sacramento. L'unione non soltanto spirituale, come voi credete, ma anche... Solo stare. Meglio non pensarci. Voglio bere, ecco. Ancora un altro. Bavonessa, vi date all'alcol. Vi fa male tutto quell'incuove. Voglio bere quanto mi pare. Solo così potrò dimenticare la mia infelicità. Ma scommetto che voi neanche il liquore bevete. Infatti sono a tempo. Però se a voi fa piacere che ne bevo un bicchiere vino, vado. Ecco. È un po' forte ma buono. Ne bevo un altro? Ah! Un altro ancora? Tre bicchierini di liquore. State attento, potreste sentirvi male. No, anzi, mi mette allergia, sì. Ora ho capito tutto. Non mi credete degna del vostro titolo. Quanto sono stata stupida a volervi bene e a volervene ancora. Sposando voi, credevo di aver conquistato la felicità, vi credevo il mio ideale. Invece piango perché mi sento umiliata e offesa. Cosa dite mai, Gravetta? Non è possibile non volervi bene. Quando
quanto siete bella, babonessa. Vi metterei in un tabernacolo. Un tabernacolo? Per custodirvi gelosamente col cuore e con la mente. Voi siete per me come la luce del sole. Ma un sole freddo che non riesce a scaldarvi. Andate, andate, voi fate piangere anche il ma sole. Ma perché mi parlate così? Oh, pebacco, mi giro un po' la testa. Sarà colpa del liquore, poverino. Già. Insomma, perché ridete? Non vi permetto di ridere senza che io ne sappia il motivo. Non vi devo, perché pensavo una cosa che ho visto poco fa. Cosa? Permettete che segga. E pure più mi guardo e più mi convinco che il polipo non esiste. E vedo, la donna senza l'uomo, l'uomo senza la donna, sono nell'ordine ovale degli esseri imperfetti. E più sono contrastanti i loro caratteri e più risultano armoniche le loro unioni, sì. Oh, ma dove l'avete letto? È una mia riflessione. Babonessa, la donna è necessaria e indispensabile all'uomo, e l'uomo senza la donna è un'anima irrequieta, senza riposo, senza rifugio. Si tratta di modi di dire. Non si può stare sui capponi attenti e né sulle spine come ci stanno i fagini indiani. Ma cosa c'entrano i fagini indiani? C'entrano come c'entra Mammalucco. Mammalucco e chiaie. E essere fedele che va a compare le sigarette con le gambe spalla e ci ritorna a casa col polipo in mano. Sì, ma insomma, che stai dicendo? Insomma, babonessa, voglio dire che... ho perso le parole, babonessa, però voglio dirvi solo che io vi amo e vi desidero tanto. Ed è vero quando si afferma che il matrimonio ideale esiste in una reciproca affinità sia spirituale che fisica. È l'amore. Oh, l'amore. E tu sai cos'è l'amore? È una pianta di primavera che profuma ogni cosa con la sua speranza. E vedo, l'amore è una pianta di primavera e tu, Clava Clavetta mia dovata, sei tu la mia primavera, sei tu che... E no, la donna è una cosa sacra al di sopra di tutte le miserie umane. Bene, vado via allora, sono stanca delle vostre chiacchiere e del vostro carattere. No, vi prego, restate, sedete Clavetta, voglio raccontarvi una cosa che ho visto poco fa. Quale cosa? Io quando sono entrato, lui era seduto qui. Ma lui chi? Il signor Ernesto, e va seduto accanto a lei. Lei chi? La signora Emilia, e lui le teneva un bacio sulla spalla. Vi offendete se vi tocco? No, no. Lei gli stava vicino quasi a soffocarle, poi le ha messo una mano qui e poi le ha dato un bacio, così. Ah! Non mi importa, non mi importa, non mi faccio. No, no, no. Ma non, guarda ci vuole a fare. L'ha visto anche a me. Riccardo, zia. Allora, tutto a posto. La lettera. La donna si deve tenere in uno schiglio e bevo. Ma per tenerla per sé, tutta per sé. Mi faccio un po'. Adesso che le cose si sono già vero, ma... E allora voi potete sposare mia cognata Teresa. Oui. Scegliete voi la data. Oh, oh. Teresa, sei contenta, Teresa? Ma contenta. Oh, no, oggi è Teresa. Tutti i giorni insieme. Ed è tutta la vita insieme. Tutta la vita? E la notte? La notte. Madonna, pure la notte. La notte. Giorno? Ma pure la notte insieme? È la vita. Tutta la vita. Non mangi più la vita. Pure la notte. Sempre. Ma non vuoi. Pure la notte. Ma no. Siete pure la notte. Ma perché? Ma non la avete, poi te la dà. Ma no. Ma non mi dite la notte. Pure la notte. Sbaglio. Insieme. La notte. No, Riccardo, zio. Sì, zio. Dammi la lettera che non mi serve a me. Dammi la lettera. La notte. Caccia la lettera. Thank you.
Allora, grazie, come sempre siamo felicissimi di tornare in questa piazza, questa è la terza volta. L'anno scorso siamo stati all'altra location, questa volta siamo qui al centro di San Giacomo, ci fa enormemente piacere perché oggi sappiamo che è la festa patronale, quindi questo assume un carattere un po' più particolare e quindi, come ci eravamo riproposti l'anno scorso, di tornare in questa splendida cittadina, paese, che praticamente ci ospita sempre così bene. Perciò voglio ringraziare il sindaco Costanzo Della Porta, che è qui sempre in prima fila con noi e ci fa l'onore di essere qui con noi, l'assessore Andrea La Fratta, ma tutta l'amministrazione comunale insieme al comitato festa che ha organizzato questa serata così, e tutto il pubblico che molto calorosamente e così attentamente praticamente ci segue ogni anno. So che è venuta anche tanta gente da Termoli, quindi siamo felici di avervi fatto trascorrere una serata così di divertimento, insomma, serena, giusto? Vi siete divertiti? E noi ogni anno, diciamo, portiamo in scena delle cose così, perché ci sembra giusto e opportuno in estate portare in scena delle cose comiche e così rilassanti, perché insomma il teatro, quello più impegnato, si fa in altri posti, in altri luoghi. A noi piace fare queste commedie così del teatro classico, ci riferiamo molto agli autori importanti come De Filippo, Scarpetta, ma anche facciamo molto spesso anche degli autori, abbiamo la fortuna di avere degli autori locali molto bravi, e questa è stata una commedia a lettera di mamma, tratta da appunto la lettera di mamma di Peppino De Filippo, che praticamente l'abbiamo tradotta nel nostro dialetto, ma si capisce, insomma, era molto comprensibile, giusto? Cioè, voglio dire, a parte qualche parola, però insomma siamo sempre contenti, felici di venire qui e speriamo che questo appuntamento, voglio dire, ogni anno possa essere riproposto sia per San Giacomo, sia per la nostra compagnia e sia per anche gli amici di Termoli e delle persone che ci vengono a trovare. Saluto Gianni Frate, che ha una compagnia Aururi, ma saluto anche gli amici di Termoli, gli amici di Santa Croce, ci sono degli amici, quindi senza fare nomi vi saluto tutti. E voglio presentarvi la mia compagnia, perché sono bravissimi, insomma sono tanti giovani soprattutto, e li ringrazio perché in questo periodo per fare le prove, insomma, ci vuole impegno e abnegazione, e gente che comunque deve lasciare da parte delle cose personali per poter, ecco, poi entrare. Siamo stati domenica scorsa a Bari, a Turi, in provincia di Bari, saremo a Bonefro, e il 18 a Bonefro, il 19 a Castiglione Messer Marino, quindi andiamo anche fuori regione, Chieti, Bari, siamo stati a febbraio a Rieti, quindi portiamo in giro un po' di Molise, di molisanità, e quindi questo ci fa onore, perché il Molise lo facciamo conoscere anche con queste situazioni di teatro, e questo ci fa onore e ci inorgoglisce. E quindi io vi ringrazio di questo calore, di questa presenza. Vi do appuntamento all'anno prossimo, non prima di avervi presentato tutti gli attori. Lei è l'unica di Termoli, Elisa Amoruso. Ariberto Ciavarra. Martina Alfieri. Il nostro presidente della compagnia, Giuseppe Cappiello. Simona Cappiello. La nostra suggeritrice Lucia Croce, il mio amore Maria Pietronino. Basta. Oh, troppa scena. Antonio Macchiacodere, mio nipote. Raviglie da zizi. Caso noi lo vince a niente. Cinzia Gianfelice. Gianmarco Cappiello. Filomena Mastrangelo e Tommaso Licursi. E l'ultimo Nicolangelo Licursi. Grazie ancora.